parliamo della manica e in particolar modo se è possibile accorciarla da sopra. Ci sono un sacco di domande e sempre ci domandiamo se quando le maniche sono tagliate di lato e quindi abbiamo i bottoni, abbiamo aperture di asole e tutto quanto, se possiamo accorciarla nella parte superiore per evitare il lavoro di asole tagliate e così via. Non è possibile. Io dico sempre non è possibile. Allora vi dimostro perché. Perché se noi dovessimo accorciare la manica dall'alto, dovremmo ricreare pari pari il colmo e il dritto filo, cioè l'appiombo della manica. Quindi è un lavorone innanzitutto, perché tirare giù una manica e riportarla nel suo assetto come era destinata e come era fatta diventa un lavoro gravoso e diventa soprattutto, specie per le più inesperte, diventa molto difficile. Bisogna poterlo fare e saperlo fare. E poi un'altra cosa importantissima è che non tutte si possono accorciare da sopra, e se si possono accorciare da sopra solo di molto poco. Vediamo il perché. Quando vai ad accorciare una manica da sopra, io ho preso due maniche, questa vitana è sottomanica, e io adesso non guardo il sottomanica ma guardo la manica intera, quindi guardo il colmo, che è quello che mi preoccupa di più. Quindi io guardo, sono uguali perché io le ho trasferite ricalcandole. Ho fatto queste due maniche e le ho ricalcate, quindi questa è la gemella di questa. Adesso ti faccio vedere perché ti dico che non è possibile farlo. Innanzitutto ho segnato il centro della mia manica e la piombo, quindi perché noi andiamo a scendere la manica e man mano che io scendo la forma cambia. Io devo riuscire a riportare la manica uguale, ma vedi che se io scendo in questo punto la manica manca, viene più stretta. Perché io dico no, accorciamole dal fondo? Innanzitutto, se vai ad accorciare dal fondo, togli questa parte. Se misuri la manica qua è 16 centimetri e mezzo, la manica al fondo è invece 16 centimetri. Abbiamo detto, io l'ho accorciata ed è diventata 16 centimetri e mezzo, quindi vado ancora a stringerla per avere i 16 centimetri in originale. Quindi qui andremo a stringere se andiamo ad accorciare, e va bene. Qui invece dovremo allargare. Se andiamo a voler invece accorciare da sopra, noi andiamo a scendere, quindi mettiamo dei centimetri qua, 5 e mezzo, l'ho tolto sotto, andiamo a togliere 5 e mezzo sopra, quindi se noi andiamo a fare questo lavoro e
a riportare, a ritagliare la manica in questo modo, noi avremo un colmo che si restringe, quindi non è possibile fare questo lavoro qua come certi fanno, non è possibile assolutamente, il colmo deve risultare uguale. Quindi noi cosa andiamo a fare? Andiamo a portare la manica 5 centimetri e mezzo, andiamo a scivolare, come ha scritto Daniela. Daniela è la mia collaboratrice nel forum, cioè nel mio gruppo, quindi io metto pari la mia manica che io ho ritagliato apposta e cosa faccio? Scendo. Ma cosa succede? Che qui manca il tessuto. Scendendo, in questo punto la manica diventa più stretta. Se anche io riporto tale quale il mio colmo, che potrebbe anche essere giusto, in questo punto comincia a non essere più uguale. Qui mi mancano 1,5 centimetri. Allora, 1,5 centimetri non è facile da recuperare, bisogna che ci sia del tessuto all'interno. Poi è molto importante mantenere l'appiombo, quindi io ho segnato l'appiombo, ma bisogna essere in grado di fare l'appiombo perfetto e quindi di rincatenare la manica con la sua spallina e tutto quanto e riportarla in originale. Non è semplice. Quello che io dico è che quando andiamo a tirare giù la manica mi manca tessuto qui e io devo averlo questo tessuto, non posso non averlo. Sennò poi la manica vestirà male, quindi per aggiustare da una parte andiamo a rovinare da un'altra. Siccome è importantissimo che la spalla, che la manica cada bene, poi non me ne importa niente se questo qui non è venuto come si deve, voglio dire, se non me ne importa niente se questo qui è venuto bene perché è rimasto l'originale. Alla fine, se la manica cade male, la giacca è rovinata. Allora, fate una cosa del genere solo se è possibile farla e non togliete 4-5 centimetri perché diventa una cosa quasi impossibile da recuperare. Come dico, se la manica ha tessuto all'interno, uno può anche fare il tentativo, ma deve essere in grado di farlo. Perciò dico, le maniche si accorciano dal basso. Se non è possibile, si avvisa il cliente e si dice quello che è possibile fare. Oh, come dice Daniela, si potrebbe togliere una parte da sotto e un briciolino da sopra, ma anche qui attenzione, perché per accorciare una manica uno mette una cifra, cioè una manica, farla accorciare non costa tantissimo, ma se noi dobbiamo accorciare la manica e mettere a posto il giro diventa un lavoro molto dispendioso sia di tempo, soldi, energia, e non sei sempre sicuro di riportarlo all'origine, non sei sicuro di riportarlo come era in origine. Quindi molta attenzione, perché come vedi più scendiamo e più poi manca tessuto, manca. Quindi la manica non torna più come prima, perché il colmo è molto importante. E mettere per il colmo, quando noi facciamo queste cose, io adesso qui
sono scesa di 7,5 cm. Se una persona toglie 7,5 cm, come ho sentito, rovina poi la manica, rovina un vestito. Perciò attenzione a ciò che fa. Spesso arrivano in negozio persone che vogliono mettere a posto giacche che sono state accorciate nella parte superiore, e accorciate nella parte superiore vuol dire che poi hanno rovinato tutto, perché tagliando il colmo non è possibile poi più riportarla all'originale. Quindi si devono tenere la giacca che magari fa dei difetti. Tutto questo.